La crisi del commercio tarantino si taglia a fette e parallelamente procede l'insensibilità dell'amministrazione comunale verso le sacrosante rimostranze e denunce degli operatori commerciali. Ecco un esempio di quanto sto affermando. Siamo con Giuseppe Spadafino, presidente della delegazione Italia Montegranaro di Confcommercio Taranto. Dicevo, la riprova di quanto sto affermando è quanto avverrà, anzi quanto non avverrà in occasione delle festività natalizie. Quasi sicuramente non ci saranno luci, non ci sarà clima festoso, proprio perché i commercianti da soli non possono far nulla se non c'è il supporto dell'amministrazione. Infatti noi abbiamo anche mandato una lettera al sindaco dove sensibilizzavamo l'amministrazione per quella che potevano essere appunto le illuminazioni delle luminarie natalizie della città. Siamo profondamente delusi perché vogliamo dire che da tempo, sono 5 anni, 6, forse anche più, che da sempre i commercianti hanno fatto le luminarie in città. È chiaro che così come quest'anno il sindaco ci ha risposto, loro facevano le piazze, fanno i rondò, piccoli interventi, e noi poi lì, per quello che riguardava le luminarie, c'era la raccolta di tutti i commercianti che ogni anno mettevano mano al proprio portafoglio e contribuivano per quello che poteva essere. Quindi diciamo che mediamente tutte le delegazioni di Taranto, quindi Borgo, Italia Montegranaro, Cesare Battisti, contribuivano con un intervento che si può quantificare in circa 40.000 euro l'anno, perché mediamente raccoglievamo 10.000, 12.000, 15.000 delegazioni. Anzi, c'era una sorta di gara fra le varie delegazioni a chi volesse fare meglio la propria via. Chiaramente, mancando l'interlocuzione con l'amministrazione comunale, questa cosa è venuta a cadere. Chiaramente noi siamo profondamente delusi, perché abbiamo visto che poi si vorranno illuminare piazza e rondò, ma soprattutto rondò e piazza, ma con degli interventi che non saranno forti come negli altri anni. Purtroppo siamo realisti, non pessimisti. Un Natale senza luci rispecchia la triste immagine della Taranto attuale. Devo dire di sì, purtroppo, perché questa mancanza di interlocuzione, che anche in quello che era un processo legato alle stesse luminarie era nostro intento dover produrre. Ma vi dirò di più, noi abbiamo parlato solo di quanto i commercianti mettevano per quelle che erano le luminarie, ma se io dovessi elencarvi tutti gli eventi che puntualmente di cui facevamo programmazione con la stessa amministrazione, vi posso elencare le nuove edizioni di Notte Panna, Giochi di Maggio, gli Amici di Tele, in Cesare Battista, Fiesta di fine anno, il Borgo a Colori, tutte manifestazioni che sicuramente concertavamo con l'amministrazione comunale, dove però i commercianti danno il loro contributo anche in termini di responsabilità, perché siamo noi che firmiamo i contratti con le aziende di luminari, siamo noi che firmiamo i contratti con le aziende che poi vengono sul territorio a creare gli eventi, assumendoci tutte le responsabilità del caso. Quindi questo blackout sicuramente non serve a nessuno, però noi lavoravamo sicuramente anche in maniera opportunistica per le nostre attività, ma cresceva il territorio. Cresceva il territorio, ma l'aspetto più importante è che noi vogliamo salvaguardare le nostre vie commerciali, i nostri quartieri, il vissuto del nostro quartiere. È questo che a noi interessa.